Oggi è lunedì 10, è ricominciata la scuola. Stamattina svegliarsi è stato un po' un disastro, visto che eravamo abituati a svegliarci praticamente alle 11, anche a mezzogiorno, quindi è stato un casino. Però niente, stamattina si riparte. Sono già bella pimpante, ho già pulito quasi, quasi. Non l'ho pulita tutta ancora a casa. Però voglio andare a fare la spesa, perché praticamente ho finito tutto, 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 tutto. E niente, volevo farvi vedere come sono vestita. Praticamente questo maglioncino è una vita che ce l'ho, è un maglioncino che sembra tipo di ciniglia, è caldissimo. Non fate caso che qui questi sono sono tutte le cose di Natale di queste feste che ho mangiato praticamente. Devo ritornare un po' al regime, ma già sono rientrata perché sono ritornata ad allenarmi da almeno 3 giorni. Solamente che la mia istruttrice di Pilates è in quarantena e quindi non posso andare a Pilates, ma ci alleniamo lo stesso a casa perché tanto, cioè, c'ho tutto, c'ho pesi, c'ho tutto quanto. E vabbè, niente, vi volevo far vedere questo maglioncino, appunto, che è caldissimo, ce l'ho da una vita e mezza. Questi pantaloni sono dei semplici jeans neri di Piazza Italia. Ma la chicca è questa, ragazze. Queste sono le scarpe che io avevo comprato a mia figlia, che hanno praticamente un tacchetto interno, sono delle finte UGG, perché ovviamente non gli ho comprato l'UGG originali, ci mancherebbe altro. La cosa bella è che mi stanno bene a me e sono il 38 e io porto il 39, quindi penso che di alcune scarpe potrò portare anche il 38, però questi sono dettagli. Adesso andiamo a fare la spesa, poi vi faccio vedere ovviamente quello che ho preso. E poi niente, poi si ricomincia questa bellissima settimana. Ragazzi, 175 euro di spesa. Avevo il frigo praticamente vuoto. Ottimo. Non ve la sto a far vedere perché veramente, se no ci stiamo una giornata e mezza, però ho preso un po' di tutto. Poi comunque io prendo sempre le stesse cose, quindi basta che andate a vedere gli altri, svuota la spesa. Comunque di fuori fa un freddo boia, cioè io mi sono messa questa che è caldissima, me l'ha data la mia amica, questa invece era della mia mamma e questo invece l'ho comprato io. Sono tutta a pezzi e cioè veramente ragazzi è caldissimo sto coso, non pensavo quando l'ho preso. Vabbè, comunque metto a posto tutta la spesa, come potete vedere. Ho levato tutta la roba di Natale, qui è ritornato il nostro amato vaso con i girasoli, lì è praticamente vuoto, devo ancora sistemare, là pure è vuoto, devo sistemare pure lì, insomma è ancora tutto da sistemare, però piano piano ce la faremo, piano piano, non ci corre appresso nessuno. Thank you.
pieno, ragazzi. Ma non tanto il frigo, per carità, perché cioè, non è tanto il frigo, quanto piuttosto il freezer. È praticamente pieno di roba. Ora chiudo perché ho paura che poi. Poi volevo farvi vedere, guardate quanto è bello. Non lo so se ve l'ho fatto mai vedere. Questo è tutto, quasi tutto, il mio 2021. Adesso queste verranno levate e faranno spazio a quelle del 2022. Allora, mentre il pranzo sta andando, che sarebbe il passato di verdure che lo sto scaldando, poi io mangio anche un coscetto di pollo e queste due verdurine che sono avanzate da giorni fa. Vi faccio vedere un po' di pacchetti che mi sono arrivati da Amazon, cioè che ho comprato, perché ho comprato le cose. Allora, ho preso queste mutandine qua che stanno facendo la pubblicità in questo periodo e l'ho volute prendere. Lo so che questo è un argomento un po' così, però l'ho volute prendere. Appena saprò come sono, ve lo dirò, insomma. E poi ho preso due libri. Allora, un libro è per me. Ed è questo qui, è Il regno dei malvagi di Kerry Maniscalco. Io ho praticamente tutta la saga di Kerry Maniscalco, che sarebbe questa saga qui, che ho letto i primi tre, devo leggere A caccia del diavolo, ho dato una pausa perché non ce la faccio a leggere sempre lo stesso genere per parecchio tempo e quindi mi sono data una pausa nel frattempo, però l'ho voluto prendere e... Ciao Ale, com'è Ciao. andato questo primo giorno di rientro? Benissimo. Benissimo, cioè guardate come gli sta la tuta quella che io ho preso su Shein. Questi E quelle due. sono le ciabatte che in teoria erano della sorella. E E io invece quelle di papà. lei invece ha le mie, logicamente. Io ho queste, meno male che ci sono le amiche che mi pensano ogni tanto perché queste me le ha regalate a Natale una mia amica. E vabbè, ho preso insomma questo qui che è Il regno dei malvagi di Kerry Maniscalco. Carino. Bellissimo dentro, cioè veramente bello. No, ha rovinato. È rovinato. No, peccato. Peccato, è tutto rovinato. Peccato, peccato. Ecco, vedete. Queste sono le cose che a me non piacciono. Queste sono le cose che a me Che le non fanno piacciono. male e Che poi ti si mandano rompono. delle cose che non sono messe bene. Vabbè, comunque. Va bene. Noleggiamo lo stesso, non è un problema. Però avrà una recensione negativa su Amazon perché io lascio sempre le recensioni, però è molto bello. Poi è tutto giallo qua. Invece per Aurora ho preso questo qui che è I diari di Nikki. Allora io questo qui è un po' sul genere del diario di una schiappa, però in versione femminile. E gliel'ho voluto prendere. Vedete, è scritto proprio a mo' di diario con i disegni, eccetera. Io l'ho voluto Piace. prendere perché comunque è più da femmina. E qui ci sono tutti quanti. Fa un po' vedere. Gira. Questa è Nikki, vabbè, gira. Questi sono tutti quegli altri che se ti piacciono poi li prenderemo, se no, no. Carino. E vabbè, io l'ho voluto prendere perché la signorina qui praticamente non è che è un amante della lettura, però Amo i diari. questo genere qua sì, gli piace. Amo i Allora ho diari. detto, visto Solamente mi che piace la Diario di una lettura. schiappa ce C'era l'ha mio Nuna a fratello. testa. Ah no, ce l'ha Alessandro, è vero. Lei l'ha iniziato a leggere e gli piaceva. Ho detto, senti, ti prendo questo qui così almeno. La pasta del cuo. La No. posta, non la pasta. Aspetta. La pasta. La posta del cuore, vabbè. Vabbè, Non capisco lo più. comincerai a Sì. leggere. Ok. E adesso niente, mettiamo a posto questo qui che adesso lo riguardo un attimo per bene nel punto dove è rovinato e pranziamo, giusto? Sì. Allora, eccoci qua, c'è un po' di lasso temporale perché sono le 6 praticamente. Ho fatto fare i compiti ai bambini, poi ho portato Aurora al volo a karate e adesso sto facendo merenda. Lo so che vista così sembra un po' una schifezza, però è skyr con i cereali della Kellogg's.
E là dietro ad Alessandro ci sta anche la tisana che mi sono fatta perché fa un freddo cane. Infatti mi vedete tutta imbacuccata tipo nonna. Aspettate che mi stanno chiamando. Niente, mi vedete imbacuccata tipo nonna? Perché praticamente è un freddo boia. E io, cioè, calcolate che ho la stufa accesa da pranzo e non sono neanche a 20 gradi. Perfetto, ottimo, bellissimo. E questa poi me l'aveva presa mia madre e me l'aveva presa per quando è nato Alessandro. Infatti è celeste. E poi è bella pesante perché Alessandro è nato a gennaio. E niente, adesso faccio merenda, scusate l'inquadratura, ma cioè, vi risparmio questa situazione indecente e incresciosa. E niente, adesso finisco di fare merenda, mi bevo la mia tisana così mi scaldo un pochino e aspetto Samuele che è andato a prendere Aurora a karate e che deve anche finire di studiare. E qui stenderei un velo pietoso. Va bene. Ci vediamo dopo con la cena, così vi faccio vedere quello che. Devo pure andare a rifare le unghie perché mi si è levato tutto il semipermanente. Anzi, che domani vado dall'estetista, almeno glielo dico, e prendo appuntamento subito per rifarle. Ok, un bacio, a dopo. Cioè, a dopo. In realtà, per voi è fra 5 nanosecondi neanche, però va bene. Ok, vado a finire, fa merenda. Abbiamo apparecchiato, c'è l'insalata per dopo, c'è lo chef. Lo chef propone le bistecche di maiale, Bistecchine. le bistecchine, sì. E lo chefino.
E lo ceffino? Anzi no! Sono un cameriere perché porto di cose in tavolo! Ok. Un cameriere. Cameriere, puoi andare a sentire se tua sorella ha finito di fare la doccia? Ok. Dopo una femmina. Che spessa doccia. Va bene. Va bene? Sì, sì, va bene. Il giure va bene? Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. Sì. Sicuro? Sì. Ce l'ha fatta. È uscita vittoriosa dalla doccia. Alle 9 quasi? Cioè, regoliamoci, eh. Quasi alle 9 ti sei andata a fare la doccia. Me le mangio tutte io. No, buono. Ok. Ok, allora noi adesso ci mettiamo a cena e vi salutiamo qua perché secondo me è venuto già troppo lungo sto video. Ciao. Io sempre più devastata la sera. Guarda, cioè, guardate quanto è alta. Ma io sono 1,48. Volevo fare la sorpresa, praticamente l'ho misurata oggi rispetto ad agosto, è cresciuta di 3 cm. Nonna, dai io. Dove vuoi arrivare? Non mi vedo. Non mi vedo. E poi, eccoti. E poi stamattina gli ho pure fregato gli stivali e manco si è accorta. Non si fa. Ma me ne sono accorta, certo. Perché? Certo che mi ero. Non mi vedo, perché erano piccoli, piccoli, piccoli. Non me ne sono accorta. Va erano bene. Così. Va bene. Vai, se c'è la goccia, dai. C'è gin. È pronta la cena, andiamo a cena. Ciao, mettete mi piace. Vai, vai, ciao.